Aspettiamo. Aspettiamo cosa? Volevo fare un'entrata in scena col botto, ma ho sbagliato il... È un razzo Galilei, e allora? Sì, beh, allora quel razzo Galilei è il quarto. E i satelliti che trasportano? Tutti Bloom. Oh, porca troia. Sì. Ora si fa interessante. Metteranno un sacco di dati fuori dalla nostra portata. Siamo al livello successivo, caro mio. Aspettavi l'occasione per colpire la Bloom? Beh. Ora possiamo farlo dove fa più male. Stavi pensando di infilare qualcosa di nascosto nel prossimo lancio e mandarlo dritto in orbita? Tu sei proprio fuori di testa. Sono un fuoriclasse, oh, caro. Porca troia. Guida tu. Ok. Lasciami all'hackerspazio. Controllo i dati sulla Galilei e ti guiderò nell'edificio. Se funzionerà, avremo una visione completa dei server della Bloom e di tutti i preziosissimi dati che contengono. Una grande azienda come la Bloom avrà server in tutto il paese. Beh, con un po' di fortuna useremo i primi server per trovare gli altri. È da un pezzo che siamo dietro alla Silicon Valley. Voglio che il DedSec possa lottare ad armi pari. Nonostante i nostri sforzi, ancora non sappiamo che combina Dushan. Troveremo delle foto di cazzi. Stavi seguendo la nostra conversazione, Sitara? Beh, se riuscissimo a procurarci una foto del cazzo di Dushan, avremmo un'arma contro di lui. Sì, specialmente se è minuscolo. Gente! Beh, conoscendolo, si farà lo scignon anche con i peli pubici. Dai! Dannato hipster. Ehi, ehi! Sono il cazzo di un hipster. Metto solo condom skinny. Ero circonciso prima che fosse di moda. Siete proprio infantili. Ok, ok, amici. Ora basta. Abbiamo fatto arrabbiare il nonno. Chiama quando arrivi alla Galilei, avranno un satellite già pronto per te. Per me e per le tue magiche stronzate. Magiche sì, stronzate vai a farti fottere. Tu credevi di arrivare fino a qui? In realtà non pensavo che fosse possibile. Ray, amico, devo dirtelo. Da piccolo adoravo i razzi. Erano la mia ossessione ai tempi. Non emozionarti troppo, bello. Ho sentito di come la Galilei protegge le sue proprietà intellettuali. Un passo falso e sarai in un mare di guai. Siamo in un mare di guai già adesso. Perciò dimmi che devo fare alla Galilei. Tieni a freno i cavalli! Sto scaricando la pianta dell'edificio. Fammi sapere quando arrivi là. Ehi, Marcus! Vuoi che ti canti una canzone? Beh, ce l'ho già la radio, Branch. Grazie, però. Ehi, Tibon! Vuoi che ti canti una canzoncina? Accelera, Marcus! Sì.
Tutto bene? Il progetto noto come Rocket Boom continua a San Francisco con il lancio odierno di un'altra serie di razzi. Pare che questi trasporteranno satelliti, anche se la società di esplorazione spaziale non ne rivela il vero utilizzo. Le ragioni pare siano di sicurezza nazionale. Bene, T-Bone, sono qui. Ho la pianta dell'edificio davanti a me, ma non ti vedo. Posso collegarti al sistema di sorveglianza? C'è una centralina che porta all'edificio. Le telecamere sono collegate a quella. Vedo che posso fare. Ci vedo! È un miracolo! Ottimo! Mi copri le spalle ora? Ti copro le spalle, la faccia e anche il profilo, bello! Ah, fico! Non è niente. Benvenuto alla Galilei! Da qui dovresti accedere alla Clean Room. È un ambiente controllato, pieno di rilevatori, quindi cerca di non lasciare impronte. Che c'è nella clean room? Per il chip che hai serve una motherboard. Stellati, se ho letto bene, ci siamo chiesti ce ne serve se una come quelle che si trovano lassù, prima lì di morire, giusto? E come possiamo riuscirci? Ok, questo è strano. Scansione completata. Scelta casuale caduta su di te.
Oh, baby! Non eccitarti troppo, Marcus. Quel posto è tappezzato di raggi laser e tizi armati. Un nuovo giocattolo. Cazzo! Mi dimentico che mi osservi. Ansia? Io osservo te e le guardie che si aggirano al piano terra. Salendo dovresti poterle evitare. Su un 1033, fornire lo stato. Mi spiace, ma è il momento di fare sul serio. Perciò, se ci sono dei bambini o non vi piace il linguaggio volgare, meglio cambiare registrazione. Bene. Vogliamo dire che figata assurda è lo spazio? Insomma, la gente, anziché investire nell'agricoltura, investe in armi che faranno esplodere il nostro pianeta quanto prima. E qual è l'unica via di scampo? Lo spazio. Siamo all'apice dell'evoluzione biologica. Siamo macchine complicatissime che creano altre macchine e che però pensano soltanto a uccidersi a vicenda. Che cazzo, Terra! Vedi di ripigliarti! La filosofia fondante della Galilei è guardare in faccia la realtà. Basta sognare! Bisogna agire! Siamo stanchi di chi si limita allo sdegno. Vogliamo affrontare la questione dello spazio e voi verrete insieme a noi. Attenzione, possibili bersagli dalle vostre parti. Tutto a posto. Iniziava a piovere troppo forte. Colpa mia. Lo spazio è la nostra fazienda. Che cosa? Il tuo ragazzo fa i tuoi posti. Sempre meglio della box. Non è meglio della box. È molto peggio invece. Oh, baby! Non eccitarti troppo, Marcus. Quel posto è tappezzato di raggi laser e tizi armati.
Stato tutto libero. Salve, proseguo la pattuglia. Controllo settore completato. Stato tutto libero. Un nuovo giocattolo. Cazzo, mi dimentico che mi osservi. Ansia. Io osservo te e le guardie che si aggirano al piano terra. Salendo dovresti poterle evitare. Strano. Tutto inutile. Controllo settore completato. I sistemi funzionano normalmente.
chiede perché investo tanto tempo ed energia nello spazio, che è lontano e vuoto. Guardiamo un momento al nostro pianeta. Non basta una vita per conoscere tutte le culture e i colori che ci offre, ma è possibile farsi un'idea generale. Ci risulta sempre più difficile sorprenderci per qualcosa. Io credo quindi che gli altri pianeti esistano per darci l'opportunità di esplorarli. Chissà quali culture e quali colori ci possono offrire. Come essere umano sono nato con un cervello che ha sete di sapere e dunque voglio assaporare ciò che ancora non conosco e ho un'immensa fortuna. Grazie agli investimenti e alla tecnologia, i cervelli assetati come il mio possono avventurarsi nello spazio a bordo di macchine complesse. Forse non ci andrò di persona, ma farò del mio meglio perché l'umanità ci riesca. Scusa, amico. Qualcuno deve sporcarsi le mani. Sarai tu. Ben fatto. Vediamo. Dove hanno ficcato quelle motherboard? Calma, ci sono. Bene, amico. Ora metti il mio magico chip in quel razzo e... ding! I popcorn sono pronti. Il chip non rimane attaccato alla scheda madre. Cazzo, se solo avessimo qualcuno lì che sa usare le mani. Beh, touché. Sai, mio papà mi portò al museo aerospaziale quando avevo, non so, 10 anni. Ma non è niente in confronto a questo. Razzi e dinosauri, amico. Non si cresce mai, eh? Ok, dov'è il punto debole qui? Colpisci dove fa più male? Ehi, Ray, posso mettere esperto di razzi nel mio curriculum vitae ora? Ti sembra un esperto di curriculum? Fatto. Ah, ottimo! Ora vai via da lì! Certo, il paradosso di Fermi contrasta con l'eccessivo ottimismo su questo tipo di spedizioni interplanetarie. Insomma... di sicuro ci sono delle creature là fuori, ma non penso che vogliano comunicare con noi. È possibile che siano molto più progredite di quanto siamo noi, e le nostre meraviglie tecnologiche magari sono al livello dei giocattoli dei loro bambini, se non di quelli che danno ai loro cagnolini. Sul serio, abbiamo troppa stima delle nostre creazioni. C'è proprio un bel tempo. Mi permetti di scansionarti? Scansione in corso.
vagato per le strade un androide nel letto. So proprio come muoverlo, eh? Ecco ragazzi come si hackera un satellite. C'è un pacchetto di caramelle come premio per te. Ci vorrà un po' perché il razzo venga lanciato. Ti chiamerò al momento giusto. E intanto comprati qualcosa di carino. O no, non che mi interessi molto, eh. PS, niente caramelle. Le autorità portuali hanno inseguito un'altra imbarcazione di Frodo fino alle acque internazionali. Al momento non si conosce la sua provenienza. Questo tipo di incidenti si sta verificando sempre più spesso. Si pensa che si tratti di spie aziendali,
che tentano di carpire i segreti delle compagnie tecnologiche concentrate nella Silicon Valley. Ti sei perso? Sì. Ne parlo. Oddio. Ma al lavoro con dei... No, continua. È fuori controllo! Ehi, segui la strada, per Dio! Stai sulla strada! Così, ammazza. Pensavo di chiudermi dentro casa e provare a scrivere le canzoni in tempo per il fringe. Ma quel tipo di isolamento non fa per niente bene. Durante una pausa, ho detto che socializzare migliora l'attività cerebrale. Tutti in questa città. Lo so che adesso vanno un sacco di moda. Ma che... Non c'è problema. Cosa? Grazie per la partecipazione. Marcus, il razzo è quasi pronto al lancio. Sì! Porta il tuo culo qui, festeggiamo! Scansione. L'uomo del momento! Vieni, Wesley Crusher, il lancio ci attende. Ma per favore, sono Sisko, ovviamente. Jake Sisko? Il capitano Sisko. Tra pochi minuti terremo in pugno la Bloom. Gli romperemo il culo a furia di calci! Meno... 20... 19... 18... 17, 95, QWERTY, Googleplex. Solo a pensare a tutti quei dati mi viene duro e mi caco addosso allo stesso tempo, cazzo. 3... 2... 1... Partito! Woo! Sì. Bene. Oh, nice.
Porca. Guardala. Che vista pazzesca qui. È ora di far cagare sotto la Bloom. La rete della Bloom copre ancora più zone del previsto, ma anche la rete più complessa ha un accesso, per forza. Sto scegliendo dei punti di accesso. Alcuni di questi hub di dati sembrano più vulnerabili. Mi piace, andiamo. Benvenuti a Dublino, Irlanda, gente. Oh, credevo che fosse Dublino, Ohio. Diamo un'occhiata, mi sento già a casa. I think you'll find everything here in ship shape. Well, it doesn't hurt to take a look. Don't get me wrong, I think security audits are a good practice. What the hell? Jesus Christ. Look, I've got to look after this. I'll circle back shortly. Don't touch it. I'll hold. Hello. Okay. Security guru locked by PC. Now I'm waiting around with me hand up me bum. No. What's that? Eccoci qui. Love. Come per magia. Dublino sblocca tutti questi punti. Non male. Ah, grazie. Ma resta ancora molto da fare. Gli uffici della Bloom sono a Yongsan. Facciamo un po' di chiasso. Problema. Gateway SML con Adaptive Security. Non si passa. Potrei perderci dei mesi senza arrivare a niente. No, c'è sempre un modo. Ehi, cosa succede ai data center quando salta la corrente? Ci sono i generatori, che altro? E se non funzionano? Il firewall collassa. Saremmo più vicini al Delaware. Wrench, ma è geniale! Dobbiamo farlo. Buffo che tu dica questo, Sitar. Eh? Cosa? ECU 좀 살펴봐줘. 정상 수치에서 20% 변동. 좋아. 계속 지켜봐야겠군. 부하 측면에 또 다른 서지가 발생입니다. 반복상으로는 어떤데? 기준선에서 340kV 증가. 젠장. 차단 기능은 어떻게 된 거야? 60%에서 정지했습니다. 그래, 다시 온라인 상태로 뒤돌리자고. 로딩 작업이 멈춘 상태입니다. 상황이 마음에 들지 않지만 기다려야겠다. 소지 상태는 어때? 다시 상승하고 있습니다. 기준선에서 520kV 증가. 무슨 발생한 거지? 파동? 울진? 전부요. 전부라니? 대체 무슨 소리야? 강남, 정로, 서부, 성파 전부 중지되고 있습니다. 왜 열전자 방출 상태는? 심각한 상태입니다.
좋아. 좋아. 이렇게 전기는 작동시켰나? 그게 어디? 누가 줘? 망 알람 좀 끄라고! 서지가 계속 상승합니다! 빌어먹을! 중형이가 날라갈 판이군! 좁아 전압을 방영시켜! We're fucked. Combinato, French. Ho tolto la corrente. Altre richieste? Perché usare un martello quando c'è French? È a questo che servo. Ho fatto una cosa simile in passato, French. Ci sono state rivolte, morti. Spero che questa cosa non ti disturbi. Guarda che tecnologia! French, sto sognando? Mi spiace, non riesco a sentirti perché sto sognando. Sai come districarti fra quei server, Josh? Credo di saperci fare. Tfaddal ya sayyid al-muhtaram. Ha hiya ahd ghurraf al-istiqbal. La'allaha saghirat al-hajm, lakinaha fi ghayat al-ahmiyyah. Haythu tu'addi hadhihi al-ghurfa dawra halaqat al-wasl al-entire facility. Wa yatimmu tawzi'u muraqabat al-khadamat al-hayawiyya al-khassa bi umuri mithla qudrat al-isti'abiyya aw anzimat al-tahakkum al-khassa fi bina. يعني أنت تريد أن تقول أن كل الـ Network Services come through this room؟ نعم يا سيد المحترم، كل البيانات بدأت من الـ Mainframe Services. إي، ora siamo al Delaware. Cosa؟ È vero. Abbiamo un accesso al Delaware. Facciamo quello per cui siamo qui. È davvero spettacolare! Diamoci dentro. Tutti i metadata della Bloom saranno nostri. È roba che scotta. Hai ragione. Oh, merda! Guarda quanto è grosso! Ragazzi, ce la sentiamo ancora, vero? Cazzo, la sicurezza è pazzesca qui! Interessante farlo con tutti voi che mi osservate. Marcus! Marcus! Davvero? Lo sta facendo davvero? Marcus! 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 Perché non ve ne andate a fanculo piuttosto? Thank you.
voglio lasciare ai miei amici un ricordino speciale. Marcus, che stai facendo? Ah, ah, è una sorpresa. Cosa? Aspetta. Ha funzionato? Aspetta che... Ah, ah, visto che ho fatto? Che figata, amico. Marcus, ti amo, bastardo! Ok, basta, ok. Ehi, ehi! Guardate. Oh. Ci vorrà una vita per esaminarli tutti. Concentrati sullo scopo dei satelliti. Ray? Sì, ci sto già lavorando. Gesù Cristo in bicicletta! È una dorsale! Una dorsale satellitare! Come fa con la latenza? Non c'è paragone con la velocità della fibra ottica. Se quel che vedo è vero, invece sì. Stanno bypassando i cavi sottomarini con i satelliti. È un enorme salto in avanti. Se funziona, gli hacker ci metteranno anni ad adeguarsi. Non noi. Siamo già dentro. E chi c'è fra i clienti della Bloom? Abbiamo Noodle, abbiamo Invite, abbiamo Tidis, abbiamo Galilei, abbiamo il governo e anche la borsa di New York. Cioè, tutte queste compagnie hanno accettato di far passare i loro dati per la Bloom? Ma non vi sembra un po' strano? Tutti quei dati in mano alla Bloom è tipo il monopolio più potente del mondo. Colpiamo la dorsale? No, no, anche potendo ci servono risposte. Ehi, statemi a sentire un attimo. C'è ancora molto da fare, ma almeno adesso abbiamo qualche freccia nel nostro arco. Scegliete un bersaglio. Invite, Tidis, sì. È uguale. E iniziate a cercare tutte le merdate che non dovrebbero fare, ok? Dushan ci dipinge come il nemico. E facciamogli vedere che cosa significa dichiararci guerra. Ok. Sì. Ehi, che c'è? Lo sai benissimo. Ho capito cosa vuoi fare. Guarda che Marcus non è la tua arma personale contro la Bloom. Ma che cazzo ti salta in mente? So tutto di Raymond Kenny e dei suoi danni collaterali. Ci stiamo usando a vicenda. E questo è il patto fra noi, Sitara. Marcus è grande abbastanza. Sa badare a se stesso. Mm-hmm. Come no? Stramba. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Credete che la società sia giusta? Credete di essere liberi? Forse credete nel potere della democrazia? Che il vostro voto conti qualcosa? Le aziende comprano i politici e le elezioni. Credete nel potere del libero mercato? La borsa non è che un teatrino. Per i ricchi, le vostre ricchezze sono in mano a gente sconosciuta. Credete che il governo vi protegga? Le forze dell'ordine ora proteggono il governo da voi. Non dovete fidarvi di noi. Unitevi al lancio della nostra nuova operazione e vedete voi stessi. Le fondamenta della politica non sono che illusioni. Democrazia, libero mercato, forze dell'ordine. Il DedSec vi dirà la verità. Ora tocca a voi.